siamo a Central Park, siamo appena entrati. Ma corri troppo forte, cazzo. Eh sì, perché Central Park non è piccolo, quindi se non corro non arriviamo più. Ascolta, ma allora siamo veramente a Central Park? Stiamo partendo dalla zona più a nord, nord-ovest, zona Harlem, e andremo fino a sud, quindi sarà una lunga camminata, una lunga corsa. Ce la fai, Walter? Sì! Allora, ragazzi, sono al Central Park, proprio mi sono perso e non so neanche più dove è Bugo. C'è gente anche che si sposa qui nel parco, quindi questo parco è un po' funzionale, un po' per tante cose, le famiglie portano i bambini per far sport, vengono qua a rilassarsi, ma soprattutto vengono a sposarsi. Ma Bugo, dov'è? Dopo la salita sul sasso sono sceso qui in quella zona che viene chiamata North Meadow di Central Park. Allora, Bugo, sei stato bravissimo. Come cazzo fai la tua età a salire su più sassi? Con uno stambecco. Sei bravo. Adesso ci troviamo, come hai detto tu, nel parco. Allora, in mezzo al parco ci sono tutti questi campi da baseball. Tanti, sì. È lo sport principale, a quanto pare. Cioè, la squadra di New York è questa, ragazzi, del baseball. Quando vedete questo simbolo. Continuiamo il nostro viaggio nella Central Park. Siamo a un quarto del parco ancora. Ok. Yeah! Ci troviamo nel laghetto Kennedy del Central Park, stupendo. Ma Bugo, spiega meglio tu dove ci troviamo. Siamo entrati di qua, siamo arrivati alla Great Hill, siamo scesi fino all'Harlem Mare, ci siamo girati intorno fino a qui dove si sono sposati due ragazzi, abbiamo proseguito, ci siamo fatti tutto il lago. Siamo andati a visitare il Guggenheim Museum. Di arte moderna e contemporanea che può soddisfare i tuoi gusti. Siamo usciti dal museo, bellissimo, ma dov'è mio fratello? Non lo vedo. Rino! Mi sto riscaldando. Dai, andiamo. Ragazzi, mi sto riscaldando, fa freddo. Grazie fratellone che mi hai portato a vedere un po' di arte e poi ci siamo fermati a fare una pausa qui al parco. Qui i ragazzi si divertono un casino, fanno tanti sport come questo che non ho capito bene. E poi abbiamo trovato anche tanta musica. Senti qui che melodia che è. Ah. Avete visto voi Bugo? Eccomi. Allora Bugo, spiega, visto che hai fatto tutte queste scale. Spiega dove siamo. Allora, questa è la fontana, siamo proprio nel bel mezzo di Central Park. È la fontana storica che avrete visto in una miriade di film. Io l'ultimo che mi ricordo è la serie Manifest che abbiamo visto. E riprendi la statualata, che è veramente bella, è un luogo cult. Allora, Bugo, diciamo che questo parco non c'è un finisce mai. No, siamo ormai quasi al tre quarti, l'abbiamo visto. Ok, dai, così andiamo avanti. Vai, vai su per le scale, Bugo. Fratellino, seguimi che ti porto direttamente alla sesta puntata. Ma prima di uscire ci facciamo l'ultimo pezzo di parco, ci riguardiamo un po' di gente che gioca a baseball, vediamo tanta gente che si rilassa anche andando ai laghetti. Una giornata splendida come questa bisogna viverla pieno, dalla mattina alla sera. Central Park è un'esperienza indimenticabile.